Eccoci arrivate all'appuntamento con lo compro lo evito del mese di ottobre 2015. Mi sono fatta tutti i fogliettini, se no non mi ricorderei mai che cosa devo dirvi. Partiamo con il lo compro lo evito. Primo prodotto, il primo campioncino è questo profumo nuovo di Livre Rocher, è il Sol Elixir Bois Sensuel. È nuovo profumo che comunque ha la salviettina dentro. Intanto è un profumo femminile, sì, ma non troppo. È intenso e sensuale. E duraturo sui vestiti e alla fine a me piace, quindi per essere un profumo da donna a me piace, promosso. Altro prodotto, questo era piccolino, era fondotinta della Sephora. Questo è il fondotinta nuovo, non si capisce cosa c'è scritto, un eau de teint fondotinta perfezionatore, scusate. E l'ho usato una volta sola perché era qui dentro. E cosa devo dire? Questo, la tenuta è buona, la profumazione è delicata, coprenza media. Se lo trovi in offerta potrei anche comprarlo, vediamo. Comunque lo comprerei. Altro prodotto, vediamo se riesco a trovarlo. Eccolo qua, la crema Miracle Sleeping della Garnier, una crema che promette di essere anti-age. In una notte risveglia la pelle, inizia a dunque, devo tradurre. È crema anti-age intensiva ed è riattiva visibilmente la pelle al mattino, è visibilmente ringiovanita. Cosa possiamo dire? Intanto che non unge, ha un assorbimento rapido, ok? Quindi comunque per la crema notte comunque ha un assorbimento che non ti fa pelle unta, va bene. Ma è troppo profumata, davvero troppo. È un profumo che si sente anche dal campioncino, troppo profumato, un profumo troppo avvolgente, troppo persistente e troppo invadente. La comprerei? No. Cambiate profumazione perché la formula alla fine è buona, non fa miracoli, ma comunque buona. Andiamo avanti. Questo qui, ne ho avuti due di campioncini, quindi wow. Questa è del Livre Rocher, la sebo vegetale e il gel crema mattificante. Eccola qua, è una crema, un gel molto leggero, perfetto per la pelle mista. E ha una profumazione di un po' cetriolo, un po' di erbe, quindi la profumazione sembra molto vegetale. Assorbe subito, si assorbe bene, lascia la pelle al tatto molto ed è mattificata, opacizzata da subito. Vediamo se ho scritto qualcos'altro. Profumo leggero, ve l'ho detto, e ok la zona T. Ah, anche la zona T comunque sia, non è unta, non si lucida velocemente, quindi per me è una crema giorno davvero valida, anche come base trucco comunque sia, mi sembra valida, soprattutto per chi ha la pelle mista. La comprerei? Sì, la comprerei davvero, se la trovo la compro perché mi sembra una ottima, ottima crema. Ultimo prodotto è questo della Kiehl's, l'Ultra Facial Cream. Ed è una crema che intanto è molto delicata sulla pelle, quindi non ha profumazione, oltre a lici che è davvero buono, non ha neanche la profumazione, quindi è perfetta per le pelli anche più sensibili. Unica cosa, state attenti perché è molto molto idratante, quindi applicarne davvero pochissima, anche le campioncine mi è durato un sacco perché è davvero poca, soprattutto perché ha la pelle mista come la mia, perché sennò la zona T si lucida subito. La comprerei? No, assolutamente non la comprerei, non è adatta alla mia pelle. Questi erano i 5 lo compro lo evito del mese di ottobre. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Io come sempre spero sia stato utile ed se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni. Ciao!